Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati sul nostro canale. Oggi ci troviamo a Pieve di Bono in località deserta e stiamo per partire per la più alta vetta delle Prealpi Gardesane, ovvero il Monte Cadria. Andiamo! Stiamo seguendo questa bella mulattiera fino a Malgaringia. Siamo arrivati a Malgaringia, 1400 metri di quota, e adesso continuiamo verso Malgappura. Malgappura, e noi ora proseguiamo verso il Monte Cadria per questa direzione. A 1550 metri di quota, e per chi volesse usufruirne, questa malga possiede anche un suo bivacco super attrezzato, sembra quasi tutto completamente nuovo. Per la Vilitrace siamo giunti alla base di questi pendigliosi ed ora ci inoltriamo in questa piana per poi risalire fino alla buca di Tortavai. Da sembrare quasi arduo salire sul Cadria. Testi di guerra. Siamo giunti finalmente alla bocca di Tortavai, lungo questo labile sentiero ma ricco di storia, trincee e buche. Adesso proseguiamo in questa direzione. La nostra recente percorrenza, dopo aver svoltato e messo la freccia, ed ora stiamo proseguendo per completare gli ultimi 100-150 metri. Monte Cadria, 2254 metri. Dopo aver perso una decina di metri dalla vetta, ora, sorvegliati dal Carealto, scendiamo verso Malga Cadria. Prosegue la discesa e qui la storia si mostra dinanzi ai nostri occhi. Le montagne sullo sfondo sono completamente piene di trincee e di tunnel. Siamo giunti alla pozza di Cadria e adesso riprendiamo il sentiero 448 verso Malgaringia. Quindi la nostra direzione tenderà a destra. Siamo nuovamente passati per la Malgaringia, chiudendo così il nostro anello. Ci mancano solo gli ultimi 900 metri per arrivare alla macchina. Dati tecnici, Simone, di questa percorrenza che abbiamo fatto? Circa 14 km per poco meno di 1100 metri di dislivello positivo. Ok. Ragazzi, come al solito, grazie per il vostro seguito. Se avete qualsiasi domanda, noi siamo sempre disponibili. Alla prossima. Ciao! Ciao.